oggi giochiamo con un esercizio. Ma, come sempre, lo sai, Dopo! Dopo! Dopo da sempre. A tra poco. Benvenuto, benvenuta. Quest'oggi voglio proporti un esercizio che io ritengo davvero importante, molto importante. Un esercizio che propongo sempre durante i miei corsi di interpretando. Di che cosa si tratta? Ovviamente stiamo parlando di trovare la possibilità di migliorare il nostro modo di interpretare il tango. E per far questo, secondo me, dobbiamo indagare dentro di noi per riuscire a riconoscere come sentiamo la musica e come eventualmente possiamo migliorare la nostra sensibilità musicale, la nostra attenzione. E allora, se noi ci dedichiamo esclusivamente all'ascolto della musica, utilizzando mani e braccia per raccontare, ma non agli altri, a noi stessi, in primis, cosa sentiamo, credo che sia una buona possibilità. Perché? Perché A. Siamo totalmente concentrati sulla musica utilizzando un canale diretto, ok? Mani e braccia, che sono molto più semplici per definire i colori. E poi ne parlo tra un attimo. Due. Essendo da soli o da sole, non abbiamo eventualmente la difficoltà di comunicazione con il partner. 3. Non abbiamo le complicazioni, no? Nel gestire uno spazio insieme ad altre coppie. Eliminiamo tutte quelle che possono essere delle preoccupazioni per dedicarci esclusivamente alla musica. Perché ci serve questo? Adesso ti spiego quello che è l'esercizio, che è molto semplice. Tu sai che, semplificando al massimo, la musica può essere divisa in legato e staccato, melodico, ritmico, usa tutti i sinonimi che vuoi, ok? Tutto quello che è legato o tendenzialmente melodico segue una caratteristica circolare. Se io dovessi disegnare nel momento melodico, il momento melodico disegno continuità. Continuità può essere circolare in questa forma o può essere circolare in questa forma, come potrebbe essere un infinito, che è il simbolo della continuità. Tutto quello che è ritmico spesso è staccato o particolarmente staccato, continuo staccato. Ma il continuo ritmico o il continuo staccato fa sempre parte di un mondo lineare e non circolare, la linea rispetto al cerchio o la sinusoidale. Allora, quello che io ti propongo di fare come esercizio per i fatti tuoi, non hai bisogno di condividerlo con altri, io ci credo, quindi nei miei corsi online interpretando lo faccio fare insieme ad altri e poi si confronta e si arricchisce. Ah, ma tu senti la musica cos'ha? Io la sento così. Ma fatelo da solo, sperimenta questa cosa, perché credimi è molto utile. È quello di utilizzare in prima battuta, senza preoccuparti della mano destra e della mano sinistra, con il corpo dei movimenti lineari o circolari in base a quello che la musica ti propone. Ok? Quindi se è un momento particolarmente una pulsazione ritmica, tu sottolinei con delle linee la ritmicità. Se è un momento melodico, tu stondi, ok? O rendi circolare, è uguale. Quando poi le cose si complicano, perché hai momenti in cui fai difficoltà a scegliere, in primissima battuta decidi dove stare. Per esempio, dici, oh, vado sul violino, che bello, è melodico e mi faccio cullare da quest'onda meravigliosa. Oppure dici, no, io cerco qui la terra, cerco la pulsazione e sto sotto, che ne so, sul bandoneone. E te ne freghi, mano destra, mano sinistra. Quando poi
iper sofisticato, vuoi provare a giocare, puoi fare cose diverse. Che ne so, con la mano destra indicare il ritmo e con la mano sinistra la melodia. Ma step by step, senza voler fare tutto subito. Spero di essermi spiegato. Ma guarda che tutto questo non è teoria, è pratica. Cioè, se tu chiarisci dentro di te come senti la musica, e ti consiglio di farlo più volte sullo stesso brano, perché magari la prima volta ti muovi in un modo e la seconda già cambi idea, fidati, riesci poi a avere più chiarezza quando balli. Perché? Perché hai ascoltato e sperimentato nel colorare o la melodia o il ritmo in modo semplice col tuo corpo. Tutto questo lo fai scendere quando poi vuoi danzare, ok? E riporterai momenti melodici, per esempio, o momenti ritmici nel tuo corpo, sì? Ok? E quindi quello che fai qua poi diventa qualcosa che facilmente viene danzato, come leader o come follower. Cioè, vuoi un esempio molto semplice? Ma proprio semplice semplice? Sono partito da Los Ojos Más Lindos di Canaro. Ok? Vuoi che lo riascoltiamo un secondo? E senti questo momento melodico. Vado qua. Vai là. E di nuovo. Continuerà fino alla fine, sì? E sì, riconosci questo dialogo. Sì, lo senti il dialogo, importantissimo. Lo puoi lavorare una mano per volta o insieme. Ti faccio un altro esempio. Vai. Un'alternanza perfetta. Sì o no? Sì, è chiaro? Pam, pam. Facciamone per uno. Andiamo. Iper facile. Quando finirà? E va! Super facile! Ma non è sempre così, Ti dico ancora una cosa. Finiamo qua. Non è sempre così facile fare questo esercizio con un brano come Che te importa che te giore di Calò. Molto facile, no? Perché? Ah, perché la musica del tango è ricchissima e troverai certamente dei momenti in cui dovrai fare una scelta. Dove vado? Vado sopra, sui violini o sto sotto? Quale strumento seguo? Seguo il cantante? No, seguo lo strumento? Ed è bellissimo fare delle scelte. Quindi, ti ho fatto tre esempi, semplici, molto semplici, però ti propongo di sperimentare su altri brani, mettiti alla prova, gioca, perché si impara un sacco di cose, impariamo tutti. Se vuoi scrivimi anche nei commenti quello che ti è successo o delle difficoltà, oppure se funziona scrivimelo, sì? Importante il feedback.
Va bene, grazie per essere stato qui, stata qui anche quest'oggi e ci vediamo la prossima volta. Se mi cerchi, nella descrizione c'è un link che ti porta ai miei social. A presto, ciao!